Bentornati guerrieri e bentornate guerriere qui su Eller Channel. Riprendiamo la programmazione come al solito, un video al giorno e quindi oggi è giovedì e ritorniamo con la rubrica sul divano rosso a casa di Eller. Il divano purtroppo è ancora bianco perché il tessuto rosso è ancora invernale, ma gli argomenti credo che siano interessanti lo stesso. Oggi parleremo di 5 vie per la saggezza. Se siete curiosi di affrontare questo discorso con me e di fare qualche riflessione, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Bentornati e bentornate qui su Eller Channel. Allora, innanzitutto vi ringrazio perché mi avete aspettata. Come avrete notato, sicuramente qualcuno di voi l'ha notato, c'è stata una settimana un po' di vuoto in cui ho pubblicato solo qualche vlog, forse. Mi sono presa un attimino di pausa, ho avuto bisogno veramente di staccare una settimana. Avrei avuto bisogno di riprendermi un attimino del tempo per me, non sono riuscita a farlo perché sono stata oberata di lavoro, però avevo proprio bisogno di staccare un attimino da YouTube e quindi l'ho fatto. Mi auguro, insomma, di non esservi mancata troppo, anche se mi fa piacere sapere se vi sono mancata. Ripartiamo alla grande con delle tematiche comunque importanti. Oggi parliamo di saggezza e di 5 vie che servono per arrivare alla saggezza. Allora, innanzitutto cos'è la saggezza? Tanti dicono che la saggezza la si raggiunga solo in determinate fasi della vita e quindi con un'età avanzata. Secondo me la saggezza è qualcosa che riguarda più le attitudini di una persona piuttosto che l'età anagrafica o l'età esperienziale di una persona. Conosco persone che in 70 anni di vita hanno fatto pochissime esperienze, hanno viaggiato pochissimo, hanno fatto una vita molto rutinaria, fatta delle stesse identiche cose ripetute migliaia di volte, e conosco ragazzini che a 12 anni hanno vissuto mille vite, mille esperienze, hanno viaggiato per il mondo, hanno fatto esperienze non solo tante, ma anche qualitativamente molto diverse. È ovvio che l'evoluzione è un qualche cosa che avviene dentro e non che avviene fuori, però il fatto di vivere a contatto con la società, a contatto con i posti, con i luoghi, con la natura, con le situazioni della società ci fa evolvere. Perché? Perché ci mette di fronte a tantissime domande e ci mette di fronte a tantissime situazioni alle quali noi dobbiamo in qualche modo reagire. E proprio da queste reazioni, quindi da queste azioni conseguenziali, si può imparare veramente tantissimo su noi stessi e quindi sulla nostra vita. E tutto questo imparare, tutto questo confrontarci, tutto questo metterci a disposizione del mondo e della vita stessa va a costituire quella che è la nostra saggezza. Un proverbio arabo recita che ci sono 5 vie per la saggezza e io mi trovo molto d'accordo con questo proverbio e per questa ragione ho pensato di analizzare queste 5 vie con voi e fare qualche riflessione. La prima via è quella del silenzio. Tacere ci aiuta a cogliere tutto ciò che ci sta intorno. Quante volte siamo così accecati da una nostra emozione, da una situazione che avviene, da reagire senza nemmeno pensare e iniziare a parlare sovrastando tutto ciò che abbiamo intorno, sovrastando i rumori, sovrastando le parole magari di altre persone, sovrastando le spiegazioni. Tacere significa dare a noi stessi l'opportunità di prendere, di arricchirci di tutto ciò che ci sta intorno, quindi di assumere l'esperienza che ci sta intorno, di assumere ciò che poi andrà a costituire, mattoncino per mattoncino, la nostra saggezza. La seconda via è quella dell'ascolto.
Ascoltare oggigiorno è una qualità rara. Sono pochissime le persone che ascoltano ciò che sta intorno. Sono pochissime le persone che ascoltano le situazioni, che ascoltano gli altri, non solo per quello che dicono, ma anche per quello che fanno, anche per come lo dicono, anche per come lo fanno. Sono pochissime le persone che sanno davvero ascoltare. Spesso e volentieri ci mettiamo di fronte a un'altra persona e la sentiamo. E sentire è come un può avere un rumore nelle orecchie, tant'è che determinati discorsi li denomino rumorese, perché in realtà non dicono niente e anche ascoltandoli non portano niente, perché sono delle semplici ripetizioni che abbiamo assunto da altri posti, altre persone, magari che ci hanno ispirato, ma sono rumorese perché noi non le sentiamo. E allora invece mettersi in ascolto di ciò che ci arriva da fuori e soprattutto, ragazzi, mettersi in ascolto di ciò che ci arriva da dentro. Io non so quanti di voi siano in grado di farlo. Per me è stato difficilissimo imparare ad ascoltare quello che c'è dentro. Tuttora è difficile, soprattutto quando magari sono agitata, soprattutto quando sono le emozioni a guidarmi. Magari sono le emozioni forti, magari le più forti, quelle della paura, quelle del disagio, o magari quelle della gioia intensa, dell'entusiasmo. Io faccio fatica ad ascoltarmi, come facciamo tutti. Ho bisogno di prendere dei momenti e di dedicarli proprio all'ascolto, di tacere, di far tacere la mia vocina interiore e di dedicarmi all'ascolto della voce del cuore e non solo di quello che arriva dall'esterno. La terza via è quella del ricordo. Ricordare, anche qua voglio darvi un piccolo input etimologico. Ricordare significa riportare al cuore, che è molto diverso da rimembrare, che significa riportare alla mente. Ricordare significa riportare nel cuore, e quindi ricordare significa rievocare tutti quelli che sono i coinvolgimenti animici all'interno di una determinata situazione. Riportare al cuore le parole di qualcuno, riportare al cuore una determinata situazione. Vedete, già pensandola con questa perifrasi, come diventa diversa. Al posto di dire ricordare le parole di qualcuno, sembra quasi che bisogna ricordare in maniera meccanica. Invece riportare al cuore le parole di qualcuno già ti permette di capire che c'è una grande differenza. E se sei stato in silenzio, se sei in silenzio mentre ricordi, e se hai saputo ascoltare, e se stai ascoltando il tuo ricordo, il tuo riportare al cuore, quella diventa una via potentissima per la saggezza. La quarta via è agire. Io punto sempre tanto sull'azione, perché l'anima evolve all'interno di questo corpo. Io penso che siamo un tutt'uno, non solo per modo di dire, per il rumorese di cui vi parlavo prima, ma perché davvero siamo uno. Innanzitutto siamo uno in noi stessi, nel senso che spesso chi tratta argomenti come quelli che tratto io su Eller Channel e soprattutto il giovedì con i video del Divano Rosso, tende a suddividere quella che è l'anima e quello che è il corpo, quella che è la mente e quella che è l'emotività. Invece no, ragazzi, siamo un tutt'uno. E l'anima evolve se evolvono anche gli altri tre aspetti della nostra vita. Se evolve anche la mente, se evolve anche l'emotività e se evolve anche il corpo. E quindi fare delle esperienze in cui noi dobbiamo agire con il corpo, la mente, l'emotività, fa sì che tutto il quadro della nostra anima si evolva. Non è meditando per anni e anni e anni che l'anima evolve. L'anima evolve nel confronto con la vita, col mondo. Noi siamo venuti qua a fare qualche cosa. Ognuno di noi avrà il suo bel da fare, a trovare il suo scopo nella vita, ma in ogni caso noi siamo qua per evolvere e la nostra anima evolve nel momento in cui noi compiamo delle azioni, noi facciamo delle esperienze. Il quinto step importantissimo è lo studio. Perché lo studio? Perché studiare ci permette di diventare noi quelli che controllano le azioni e non di farci controllare da delle semplici reazioni meccaniche. Quindi studiare le nostre esperienze, studiare in base a ciò che abbiamo vissuto, studiare cosa ci è successo dentro, studiare cosa è successo fuori, studiare quali sono state le nostre reazioni, significa avere la padronanza di scegliere come reagire
agire ad una determinata causa, di scegliere che cosa può essere utile per la nostra vita, per la nostra evoluzione, per la nostra gioia e che cosa invece magari è inutile o addirittura deleterio. Bene, queste erano le 5 vie per la saggezza, secondo questo proverbio arabo con cui io mi trovo pienamente d'accordo. Ovviamente mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Infine voglio dirvi una cosa che per me è fondamentale ed è molto importante. C'è un altro detto che dice: conoscere gli altri, conoscere il mondo esteriore è saggezza. Conoscere se stessi è saggezza superiore. Sì, perché ragazzi, tutto arriva da dentro. Nel momento in cui noi saremo capaci di tacere, di ascoltarci, di ricordarci, di agire dentro e di studiare noi stessi, arriveremo a una saggezza tale da non aver più bisogno di cercare la saggezza. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino qui sotto nella zona riservata ai commenti. Aggiungete anche il solito cuoricino così io saprò che avete visto il video fino a qua. Vi ringrazio tantissimo di essere stati con me ancora per un altro video. Ci vediamo domani come al solito per un nuovo video, ma prima di andare via vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi mando il solito mega bacio. E tantissimo, ma tantissimo amore.